Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlarvi di un disco che ha veramente segnato la mia infanzia e la mia vita. Ve ne parlo ora perché sono stata recentemente, a fine marzo, al concerto di quest'artista e quindi mi sembrava il momento adatto per parlarvene. L'artista in questione è Lorena McKennitt e l'album, come avrete già letto probabilmente dal titolo, è The Mask and the Mirror. Io sono venuta in contatto con The Mask and the Mirror adesso non ricordo precisamente se fosse il 94 o il 95, ero veramente ancora una bambina, 11-12 anni, e ricordo che mio padre regalò questo CD a mia madre, ma lei non lo apprezzò moltissimo perché lo stile, il genere musicale non era proprio uno dei suoi preferiti e non si sa bene per che ragione me ne impadronii io e fondamentalmente lo ascoltai fino alla nausea. Credo che Lorena McKennitt sia la prima artista di cui io mi sono innamorata nella mia vita e infatti sono passati tantissimi anni e io continuo ad ascoltare la sua musica. È stata anche probabilmente parzialmente una delle responsabili del mio amore per l'Irlanda, per la Scozia, per i Celti, insomma, uno dei motivi per cui mi sono innamorata di questo tipo di cultura, di musica. E The Mask and the Mirror non è il mio album preferito di Lorena McKennitt, ma per il rapporto particolare che sento con questo disco, vi parlo di questo. In realtà ce ne sarebbero tanti altri, però in questo momento vi mostro, in realtà non il CD, ma il vinile che ho acquistato al concerto a fine marzo, che è stato il mio primo concerto di Lorena McKennitt. Non so se riuscirò ad andare a vederla di nuovo perché non è stata in questi anni spessissimo in Italia, ma devo dire che l'esperienza di questo concerto al Teatro della Luna di Assago è stata veramente bellissimo, almeno io mi sono emozionata tantissimo e non mi vergogno a dire che ho pianto per gran parte dello spettacolo, perché è stato veramente per me emozionante, è stato come finalmente, non lo so, incontrarmi con qualcuno che seguo da tantissimi anni, perché appunto sono più di 20 anni e adesso non so, ci entra in inquadratura. Questo è il vinile di The Mask and the Mirror che io ho acquistato la sera del concerto, che non ho ancora aperto perché non lo so, lo sto tenendo come la reliquia, ma sicuramente lo ascolterò perché fortunatamente ho un giradischi in casa funzionante, quindi vabbè che ora non è più così difficile averne uno. C'è stato un periodo in cui era praticamente impossibile avere in casa un giradischi funzionante, ma adesso stanno tornando di moda, quindi non si pone più questo problema. Brevemente, The Mask and the Mirror è un album del 1994 che ha reso famosa Lorena McKennitt. Lei in realtà fa musica da sempre e ha iniziato a incidere dischi già nella seconda metà degli anni 80. Però con The Mask and the Mirror non si sa bene perché è diventata famosa a livello mondiale. Credo che in questo album siano un po' riassunti tutti quelli che sono i temi che poi Lorena andrà ad approfondire nel corso della sua carriera musicale, che dura appunto da tantissimi anni. L'amore per la cultura celtica, ma non solo, l'amore per i poeti inglesi come Yeats o Shakespeare. Ma anche una certa affinità con la religione, ma la religione antica, infatti spesso utilizza preghiere medievali o simbolismi o atmosfere che ricordano i monasteri benedettini, i monasteri cistercensi, insomma l'idea è questa atmosfera qui. E senza dimenticare le sue escursioni, qua stanno facendo lavori, io cerco di dire delle cose poetiche e qua martellano, ma vabbè. Comunque senza dimenticare le atmosfere più orientali. In questo libro, in questo
In questo disco c'è Marrakesh Night Market, che è una canzone bellissima. Appunto, lei è anche molto affascinata dall'idea dell'Oriente, del Medio Oriente. In realtà, durante il concerto ci ha spiegato che durante i suoi viaggi ha incontrato tracce dei Celti anche in posti impensabili. Credo che abbia parlato di una mummia ritrovata, ma no, una mummia, un reperto ritrovato in Cina che indossava un kilt, insomma, una cosa del genere. E quindi Lorina, quello che mi piace di Lorina è che non fa sempre lo stesso tipo di musica, ma si ispira, si lascia guidare dalle atmosfere, dalle idee, dalle influenze, dalle contaminazioni che subisce durante i suoi viaggi e scrive musica durante i suoi viaggi e poi riporta a casa quello che ha imparato, quello che è rimasto e fa di questa esperienza dei dischi, secondo me, veramente toccanti e emozionanti. Quindi, questo rimane comunque, secondo me, uno dei lavori di Lorena McKennitt che per me sono importanti, ma consiglio, se siete amanti di questo genere di musica, soprattutto, ovviamente lei parte da uno stile di musica celtico, perché non l'ho detto in precedenza, lei è canadese, ma di origini, i suoi genitori sono irlandesi e scozzesi, e lei ha sempre subito fortemente il fascino della cultura celtica, che quindi è stato, diciamo, un po' l'inizio della sua carriera musicale. Quindi, se non conoscete Lorena McKennitt, cosa veramente difficile se siete appassionati di un certo tipo di musica, comunque vi consiglio assolutamente di recuperarvi i suoi lavori. Io spero di sentire presto qualcosa di suo durante il concerto. In realtà ci ha anticipato che l'anno prossimo dovrebbe uscire un nuovo lavoro e abbiamo ascoltato una canzone in anteprima, quindi io sono veramente contenta. E basta, fatemi sapere se conoscevate quest'artista e questo disco, se avete qualcosa magari sul genere da consigliarmi, perché a me piace sempre veramente tanto. E basta, questo è quanto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!